tipo le 6:10 della mattina. Andiamo. Buon pomeriggio. Allora, rieccomi ritornata. Sono uscita da lavoro e sono passata dai miei perché dovevo prendere dei pacchi e fare anche un reso su Amazon. È facilissimo fare i resi su Amazon, devo solamente stampare il foglio da appiccicare sul pacco e faccio il reso. Perché ho fatto il regalo di mia cugina su Amazon, ma purtroppo ho sbagliato la misura. Le ho regalato una cintura di Levi's, che secondo me è bellissima, ed è arrivata poi quella giusta. Che è questa qua, insomma. Mia zia mi ha portato dalla Germania questi qui. Resis, René, buonanotte. Comunque questi che ci mangeremo stasera io e Marco. Me li ha dati sabato quando siamo andati appunto al compleanno di mia cugina. Comunque, volevo aprire con voi, prima di andare, un pacco di pomelo che ho ordinato io. Poi questo pacco qui, che invece viene da Gloria. È un sito con cui collaboro fondamentalmente da... Questo è il terzo mese che collaboriamo insieme e niente, adesso spacchetto con voi e vi faccio vedere. Primo pacchettino è questo qua, è così. Ah, eccolo qua, si presenta così. Allora, ho preso praticamente un po' di roba per i capelli. Questo qui, che non vedo l'ora di provarlo, che sono delle maschere per i capelli. Voglio provare stasera, tanto li devo lavare. Sono uguali. Due mi sono arrivate in omaggio, tipo queste qui. Vanilla Boost e l'altro Rose Love. Poi mi sono presa questo shampoo, Dry Shampoo. E poi mi sono ripresa questo qui, che mi sono trovata super super bene. Hanno cambiato leggermente la confezione. Questo qui è lo shampoo ideale per... ideato, per i capelli colorati. E questo qui è il conditioner, il balsamo. Questo è invece il pacchetto di ottobre. Di solito loro vi danno sempre tutta la brochure e dentro vi mettono praticamente dei prodotti. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che io collaboro appunto da un po' di mesi con questo brand. Questa collaborazione è praticamente partita da quest'estate e devo dire che con loro mi trovo veramente super super bene. Cioè, che se fossi proprio cliente loro, cioè, mi prenoterei insomma questa box, che fondamentalmente vi arriva con un abbonamento di 19,90 euro, se non mi sbaglio, al mese, che potete disdire quando vi pare piace. E praticamente loro vi mandano questa mystery box con dentro dei prodotti che, comprati separatamente, costerebbero anche tanto. Non sono dei... cioè, sono dei prodotti praticamente che vendono anche full size. Non è che per forza vi devono arrivare delle piccole cose, ok? E niente, vi faccio vedere molto molto velocemente. Qui è un roll opacizzante antisebo in pietra vulcanica. Oh, sono proprio curiosa di vedere. Sa come funziona. Comunque, è fatto così. Poi, vabbè, quando ve li provo vi faccio magari un video a parte in cui parlo effettivamente di questo sito qui, insomma. Questo invece è un mascara. Questo qui, ve lo dico subito, Madonna. Allora, questa è una maschera. Devo ancora leggere per bene la brochure, la sto aprendo praticamente con voi questa scatola. Questa è una maschera per i capelli da tenere tutta la notte per poi farci lo shampoo. L'odore mi sembra, promette bene, promette molto bene. Questo è un You Are Primer Eyeshadow di You Are Cosmetics. Non conosco questo brand, però insomma. Oddio, vabbè, l'ho rotto. Questo è un primer, semplicemente. Per l'ombretto. E ultima cosa che mi è stata inviata è questo peeling gel. Questo marchio non lo conosco, parlerò poi successivamente. Comunque, se siete curiosi, insomma, vi lascio ovviamente tutti i link del loro sito e dei loro prodotti appunto nell'info box. Io devo dire che appunto con loro mi trovo veramente veramente super bene. Uno, perché mi fanno scoprire tantissimi prodotti nuovi. Io ogni volta casco sempre dal pero e questa è la box proprio di ottobre. Allora, è già pomeriggio e niente, io sto andando un attimo da Tiger. Oh.
Eccomi qua, io sono tornata dai miei e niente, fino a stasera insomma sto qua da loro. In realtà sono tornata, mi sono fatta un giro da Tiger, anzi voglio farvi assolutamente vedere queste quattro cose che ho comprato insomma. Allora, ho preso anche questa bustina in tessuto, sempre da Tiger, e mi sono presa finalmente questo specchio. Aspettate un attimo, aiuto, oddio cosa ho fatto, no, ok. Ho preso questo specchio che praticamente ha le ventose dietro, vedete? Non ve lo mostro perché sennò vi vedete tutto il retro, che non è il caso. Comunque è proprio uno specchio tipo per truccarsi, per levare, che ne so, baffetti, piuttosto che rifarsi le sopracciglia. E lo voglio mettere praticamente in uno specchio che sta, insomma, appena fuori il bagno a casa nostra. Dopo ve lo faccio vedere, insomma, quando lo metto su. Così almeno mi metto lì, tranquilla, a fare le mie cose, insomma, perché ogni volta devo stare lì tipo così. E nulla. Poi ho preso un po' di Patafix. Eccolo qui. Poi mi sono presa, in realtà questo per sfizio potevo anche evitare di prenderlo, però questa agenda settimanale del 2022, e in realtà non ho ancora deciso bene per cosa utilizzerò questa sorta di agenda, nel senso che non so se utilizzarla per casa, non so se utilizzarla per i video, probabilmente la utilizzerò appunto per organizzarmi con i video. E poi mi sono sempre presa per casa questa sorta di lavagna magnetica a forma di raccoglitore. Ma mi piaceva, in realtà. Ne ho già una a casa, dove di solito scriviamo i nostri impegni, però ho deciso di prendermi questa, magari la metto sul frigo. Vediamo, dovrei iniziare a fare un po' di spazio. Ciao. Ciao. Dove faccio una foto? Mi spinge a occhio. Ma è sempre cose di pulito in Google. No. Ma è vita. Primo piano, Marco. Ma tutto insieme, sei sicuro? Oh. Guarda la magia come magicamente salgono a galla. Guarda la magia come magicamente salgono a galla. Guarda. Dai, la forma è decente, no? Ghigliano. Sempre solo ad attivo malato. Non sapevo caso qui. Ma raccomando, quando parlate male noi. Esagera. Ho tutti i telefoni a mano. Dammi una fotografia, Rob. Buongiorno, oggi è il 20 di ottobre ed è mercoledì. Scusatemi se sono stata un po' assente con i vlog, non si vede neanche una mazza così, però mi si vede, cioè sono con cappello, sciarpa di cashmere, vabbè, lasciamo perdere. Oggi lavoro, sono scesa presto e poi vi racconterò un po' di cose, insomma. E la cosa importante di oggi, aiuto, è che oggi pomeriggio vado a farmi la terza dose di vaccino. Vi farò sapere, vi porto con me dopo il primo lavoro, poi vi porto in giro e niente. Speriamo. Ok, mamma mia, sto morendo. Ho fatto una corsa e niente. Io sto andando adesso al lavoro.
Ma che volevo dire? Veramente mi sta uscendo un pollone. Mamma mia. Però vabbè, ho dovuto accompagnare per un pezzo mia madre ad una metro oggi perché c'aveva un po' di roba da fare e l'ho risparmiato la tratta con i mezzi. Vado. Allora, niente, fanciulli, ho appena finito e niente, sono andata a fare la terza dose di vaccino. Come al solito sento ancora il sapore metallico, ma è una cosa che mi è successa sia con la prima dose che con la seconda dose. Ho fatto la terza e niente, a parte il dolore al braccio, cioè ho scelto il braccio non dominante e me lo sono fatto fare a sinistra, ma forse ho fatto una cagata perché ovviamente usando di più il destro avrei sentito, cioè l'avrei, l'ideale è sempre muoverlo sto braccio, così non vi viene, cioè vi passa prima il dolore, insomma. Allora fanciulli, buongiorno, scusatemi la videocamera così storta, ma tanto cercherò poi di cambiare la posizione, insomma, di durante il post produzione, ecco. E niente, io sto andando a lavoro, oggi è giovedì 21 e stamattina ho prelevato Marco. E niente, insomma, perché diciamo che io vorrei farmi prelevare solo da lui, perciò mi porto le provette a casa, mi faccio il preventivo e poi porto tutto in struttura e viceversa, ecco. E niente, stamattina mi sono svegliata che pioveva, cacchio. Solo che non avevo previsto sta cosa, avevo messo il telo sul parabrezza ed è, cioè, lurido, bagnatissimo. Vabbè, niente, speriamo che questa giornata passi in fretta, perché vabbè, stanotte ho avuto il dolore al braccio, che in realtà l'ho avuto anche sia durante la prima seconda dose, ma a sto giro, cioè, è proprio brutto brutto brutto, anche perché mi sono svegliata prestissimo perché dovevo fare gli esami del sangue e mi dovevo vestire, mi dovevo preparare, dovevo fare tutto, però vi giuro, cioè è stato un risveglio traumatico. Infatti sto cercando di muoverla il più possibile, ma mi fa male, dopo mi prenderò una tachipirina. E a parte il dolore al braccio e poi mal di testa stanotte, perché mi sono svegliata più volte per il mal di testa, per ora, cioè, no febbre, ecco, vado a lavoro, va. Fanciulli, allora, oggi è venerdì 22, mamma mia, non vi dico ieri come sono stata, aspettate un attimo che cambio modalità dello schermo. Non vi dico ieri come sono stata post vaccino, perché sono stata veramente malissimo, cioè non so bene se sia stato una reazione vaccino oppure anche la stanchezza mixata dentro, cioè, ma sono stata troppo male, cioè sono tornata, mi sono messa, cioè mi sono cambiata, e poi non, cioè non avevo super freddo, non lo so, mi sono sdraiata a letto poi, ma poi mi sono infilata sotto le coperte, Marco mi ha dato la tachipirina, non so se avessi la febbre, però ero calda e poi avevo un mal di testa che mi partiva tutto da qua sotto e brividi e freddo, boh. Comunque, può essere che sia la terza dose o può essere anche proprio la stanchezza da lavoro. E niente, praticamente volevo farvi vedere un pacco. Aspettate, perché c'ho ancora il braccio dolorante. Eccolo qua. Wow, questo qui è un cuscino massaggiante. Boh, vedremo. E niente, adesso lo prendo e lo porto a casa, dato che ho dimenticato anche un altro pacchetto per Marco in macchina. Così porto su tutto e lo apriamo e vi faccio vedere. Ho visto un po' di recensioni, mi sembrava cattivo. Se non mi piace, l'ho preso su Amazon, faccio il reso, ovviamente. Fanciulli, buonasera. Allora, mamma mia, chi non muore si rivede. E niente, insomma, scusatemi questa mia presenza terribile. Cioè, veramente sono in condizioni pietose. E niente, insomma, per fortuna entrambi, sia io che Marco, domani siamo a casa. E quindi penso che farò una sorta di vlog, ecco, in questi due giorni qua. Stamattina ho evitato di mettere, insomma, di attaccare pure la videocamera perché, vabbè, a parte il fatto che mi sono svegliata stamattina prestissimo, ma proprio prestissimo, perché poi c'è stato anche il cambio dell'ora, quindi siamo tornati un'ora indietro, perciò io ero già nell'ottica che era già tardi, ma in realtà era ancora prestissimo, quindi svegliandomi tutti i giorni presto è veramente, cioè, difficile quando poi ci sono dei giorni in cui puoi dormire tranquillamente di più, poi effettivamente godertela, no? E a parte il fatto che appunto ieri sera siamo andati da Vito Antonio's Pizza's Burger, che è praticamente un posto qui a Monza dove
in realtà noi conosciamo alla fine il proprietario, ci mangiamo una barra due volte a settimana la pizza, e ieri siamo andati appunto fisicamente a mangiare su da loro, e niente, alla fine lui ci conosce ormai, conosciamo praticamente tutto lo staff, e nulla, siamo tornati a casa, io sono collassata a letto ma tipo alle 9:30, nel senso che di solito scrivo sempre anche a mia madre prima di dormire, ho chiuso gli occhi 3 secondi perché stavo aspettando Marco. Sono proprio morta nel letto, vabbè. E nulla, oggi appunto ci siamo dedicati un po' alla casa, perché veramente la situazione di casa nostra era... cioè, in realtà lo è anche ora, e io mi sono un attimo sdraiata, ma giuro che adesso tanto mi riprendo, e insomma, devo riprendere a sistemare. Stasera abbiamo intenzione di metterci a cucinare una bella cenetta di Halloween, e quindi in realtà io dovrei finire di sistemare le cose qua a casa e poi volevo andare anche dal cinese sotto casa per andare a prendere qualcosina. Adesso vediamo un attimino come mi regolo. Allora, vabbè, ho spento tutto subito dopo Amici, però in realtà dovrei anche sistemare il nostro pranzo lì, ma vabbè, dopo lo facciamo, giuro. Ok, vi faccio vedere un po' come ho sistemato il bagno. Lo so che sembra un casino, ma giuro che in questo disordine c'è dell'ordine. Tipo, queste cose qua sono delle cose che dovremmo utilizzare sia io che Marco. Alcune di queste cose sono praticamente ancora nuove, tipo queste sono praticamente nuove. Qua dentro ho deciso di mettere tutte le mie cose, come si dice, da viaggio, ecco, principalmente. Non guardate questi assorbenti perché, vabbè, in realtà non li dovrei usare, però ce li ho ancora e niente, quindi ogni tanto mi capita di usarli, però tendenzialmente utilizzo la coppetta. Questi sono tutti i prodotti che sto cercando di utilizzare e di finire. Qua in fondo invece ci sono cose, vabbè, a parte questo che dovrebbe stare qua sopra, queste sono cose praticamente tutte nuove che ho preso di recente, che in realtà prima dovrei aspettare di finire tutta questa parte qua per poi utilizzare questa. Allora, ecco qua, ho levato la modalità cinematografica perché veramente era troppo un casino. Comunque questo specchietto qui, che in realtà non vi consiglio minimamente, io l'ho preso da Tiger perché si stacca sempre e mi dà un sacco fastidio, però mi serve più che altro per farmi baffetti e sopracciglia. Allora, qua sotto lo so che sembra un disastro, ma vi giuro che dentro tutto questa marasma di prodotti c'è un senso. Devo lavare questi pennelli e anche tutti quelli che ci stanno lì, quindi ok, abbiate pietà. Tutte queste robe qua dentro sono le cose che utilizzo maggiormente. Qua l'unico fondotinta che ho qua su, queste sono delle creme che utilizzo maggiormente. Questi sono alcuni prodotti che devo ancora, diciamo, testare, però tendenzialmente tutta la mia parte truccaggio e skincare sta quasi tutta qua. Qua sopra stanno un po', metà delle cose qui sono di Marco, metà sono mie, questo è uno dei suoi profumi più buoni, insomma, che ho voluto mettere qua dentro. Queste robe qui sono totalmente di Marco, dietro ci sono le creme solari che noi condividiamo. Insomma, ho cercato di sistemare il più possibile. Devo assolutamente lavare questi pennelli dopo, infatti lo dovrò fare. Ho sistemato così, oddio, speriamo che questo coso regga, vediamo. Dovrei anche lavare questi pennelli qua, adesso ve li faccio vedere un attimino, arrivo. Allora, questi sono dei pennelli che mi sono stati inviati veramente, ma penso tipo a febbraio, perché c'era ancora la sorella di Marco qua da noi. E ci sono due spugnettine per il fondotinta, un brush per lavare i pennelli, che questo è super utile. Tutti questi pennelli che in realtà la metà li ho dati praticamente alla sorella di Marco, perché erano veramente troppi. In più io in realtà anche a Milano ne ho un sacco, e quindi qua tengo solamente, vabbè, questi qui che sono quelli che uso principalmente, e questi pochi pennelli che voi vedete qua dietro, che sono questi. Li ho praticamente selezionati, ma tendenzialmente utilizzo appunto gli stessi pennelli che sono questi qui. Questo lo uso per la cipria, questi due li uso un po' per gli ombretti, per insomma creare un po' delle ombre sulla palpebra, e questa la uso per il correttore. Fine, questo è il mio utilizzo dei pennelli. Per questo fondotinta qui, vabbè, voi ne potrei utilizzare anche questo,
ma se no in realtà utilizzo direttamente le mani, quindi nulla di trascendente. Allora, volevo farvi vedere, lo so che la luce è pessima, ma ci tenevo a farvi vedere i due maglioni che alla fine ho preso ieri, perché siamo andati al Globo, insomma qua in zona da noi, ed è questo maglione di questo rosa, è bellissimo, lo so che magari adesso in questo momento non rende niente, ed è appunto del marchio della Champions, tra l'altro, Champion, scusatemi, che tra l'altro io ho già macchiato bellamente ieri sera, perché ho detto prima di metterla a lavare almeno una volta me la voglio mettere, quindi finire a lavare. Che tristezza, va bene. E poi questo maglione qui di H&M, che praticamente questo è ancora Tarchiatos, l'ho pagato 12,99, 13 euro, che in realtà l'ho pagato con 2 euro di sconto perché mi sono iscritta al loro sito lì davanti a loro e quindi mi hanno addirittura dato lo sconto del 20%, del 10%, non mi ricordo più. Comunque mi piace tantissimo il fatto che ci siano Minnie e Mickey Mouse qua così, mi piace tantissimo questa. Quando l'ho vista ho detto, mio Dio, questa non posso non prenderla, tra l'altro c'è, cioè, ad un prezzo veramente misero, la qualità non è bella quanto questa, lo so, però mi piaceva troppo il logo. Ok, sembro un po' con il pigiama, ma sto scendendo così tanto per andare dal cinese, voglio dire, non succede niente. Madonna, aiuto. Andiamo, va. Ok, tornata dal cinese, ho preso questo qua, palloncini, e questa scritta qua così, che penso che conserveremo anche per l'anno prossimo. Però ho preso una tenda di questo rosa, perché purtroppo o c'era così o c'era verde acido, per il bagno, perché in realtà si è rovinata la nostra, quindi assolutamente da cambiare. Comunque adesso aprirò questi, vediamo cosa viene. Menù di Halloween. Zan 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 zan. Qua abbiamo uno chef Bruno in azione, che colpisce sempre, becca proprio il punto dolente della gola. Zucca. E da notare che lui cucina e io faccio ornamenti. Aiutante mummia, ha fatto le mummia, le mummie. Tada! E i ragnetti. Antipasti. Questi sono gli gnocchi alla zucca. Cordon bleu di mortadella e frittelle alla zucca. E lo chef con la mano bruciata. Com'è? Buono. No, la mano! Buono.